Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Aumentare l'occupazione, ridare dignità al lavoro per riconquistare lo stato sociale e migliorare i servizi per i cittadini. L'Unione Sindacale di Base chiede una firma per la petizione indirizzata al Parlamento. Piano straordinario di assunzioni, introduzione del reddito minimo garantito, abolizione dei ticket e delle liste di attesa negli ospedali, una previdenza sociale dignitosa attraverso la cancellazione della legge Fornero, scuola pubblica gratuita e riduzione della pressione fiscale per i ceti meno abbienti. Questo chiede da oggi in piazza l'Unione Sindacale di Base. Questa raccolta di firme qui a Campobasso per sensibilizzare e mandarle al Presidente della Repubblica, al Parlamento, su due temi importanti: voglio lavoro e Stato sociale. In Italia non si parla più di questi argomenti, si parla solo di banche, assicurazione e poteri forti. Lo smantellamento della sanità, del lavoro, il precariato ogni giorno diventa sempre più praticamente complesso. Ecco perché noi iniziamo oggi come USB per fare un discorso regionale su un tema importante. Quando dicono che non ci sono fondi, questo non è vero, perché ci sono 300 miliardi di euro tra evasione fiscale, corruzione e soldi in mano alla criminalità organizzata, che se si vanno a recuperare, altro che Stato sociale e diritto al tutto. Questo è il concetto che noi stiamo mettendo in atto. Iniziamo oggi, lo faremo su tutto il territorio, si sta facendo in tutta Italia e cercheremo al più presto di portare queste firme al Presidente della Repubblica, le firme al Parlamento, per cercare di portare avanti una proposta di legge, come dicevo, su questi temi importanti che riguardano milioni e milioni di cittadini. Il Movimento 5 Stelle è a difesa di una sanità efficiente e pubblica che garantisca i diritti dei cittadini. L'invito a partecipare alla manifestazione del prossimo 18 maggio. Nessun colore politico nella manifestazione che si svolgerà mercoledì 18 maggio a difesa di una sanità efficiente in Molise. Con lo smantellamento di quella pubblica restano i timori per la mancata garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini. La salute dunque è al primo posto, come ribadito in una conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, che oggi al Comune di Campobasso ha rinnovato l'invito ad aderire all'iniziativa. Sì, tutto il Movimento 5 Stelle con i suoi eletti e i suoi candidati alle prossime amministrative fa un appello ai molisani tutti affinché partecipino a questa manifestazione del 18 a Campobasso in difesa della sanità pubblica e non contro qualcuno, perché poi buttarla in politica in questo modo sembra, ricorda un po' quello che sta facendo Renzi sulle riforme costituzionali. Quindi il Presidente della Giunta Frattura male fa a incentrare tutta la questione su di sé da un punto di vista politico, perché il senso della manifestazione è quello di tutelare la difesa della, di tutelare la sanità pubblica, perché la sanità pubblica sopravviverà a questo governo e a qualsiasi altro governo e quindi è su quella che dobbiamo lavorare, non su quello che è la contingenza, ovvero di un'amministrazione di centrosinistra che sta facendo scelte che sono opinabili da le varie opposizioni del Movimento 5 Stelle, altri movimenti civici, ma anche e soprattutto dagli elettori del centrosinistra stesso. Frattura è commissario ad acta e lui propone i programmi operativi che devono essere o meno approvati. Quindi se vengono fatte delle proposte che prevedono delle sostituzioni dei servizi offerti dalla rete pubblica ospedaliera in favore di quella privata, sono le scelte che non vengono viste nel merito dai tavoli tecnici perché entrano solo nel merito delle spese, quindi basta dimostrare che si spende di meno per dire oh, questa è una scelta positiva. Invece se deve essere poi dopo la ricaduta sul territorio in termini di servizi, in termini di universalità delle cure come la sanità pubblica garantisce da un punto di vista anche costituzionale ai cittadini della Repubblica, e allora lì sono scelte politiche e quindi su questo si va a contestare e con forza. Per il collegamento viario tra i comuni di Pesche, Miranda e Isernia occorrono 174 milioni di euro, 4 milioni solo per la progettazione tecnica. La città di Isernia e il suo hinterland avrebbero necessità di interventi nel campo dell'edilizia, bonifiche ambientali e abbattimento di barriere architettoniche. Il parere di Tiziano Di Clemente sul caso.
Se questo progetto verrà bloccato, quanti soldi saranno stati bruciati? Allora, i soldi verranno bruciati se verranno gettati appunto in questa opera, però attualmente devo dire un'altra cosa, che gli unici soldi che ci stanno sono i 4 milioni per i progettisti. Il paradosso è che l'opera, il finanziamento dell'opera non c'è. Quindi parliamo di un ulteriore, diciamo, ipotetico danno erariale, perché tu non puoi finanziare un progetto per un'opera che non sai se verrà finanziata. Se poi riusciamo a bloccare questa cosa, noi costruiamo qualcosa di nuovo, perché con 174 milioni, ripeto, ci possiamo fare un piano per l'edilizia, per riparare le frane, a partire da quella del Macerone, che da anni blocca isola una parte di cittadini. C'è l'efficientamento energetico, noi non ne parliamo mai. Ci sono famiglie che non hanno la possibilità di efficientare i propri edifici. Questo sarebbe un grande lavoro per l'edilizia e farebbe risparmiare i costi le bollette, ne beneficerebbe l'azienda. Ci sono le barriere architettoniche, nessuno si occupa dei disabili. Quante barriere architettoniche ci sono nelle case e anche nelle stesse vie e marciapiede di segno? Cioè noi, se riusciamo a bloccare questa cosa nefasta, apriamo la strada a qualcosa di utile per la collettività. In più ci sono altre criticità. Chi ha verificato queste progettazioni? Il progetto è passato da 258 mila euro a circa 4 milioni dal 2005 al 2015, solo per i costi di progettazione. L'opera è passata da 18 milioni del 2005 a circa 170 milioni attuali, non sappiamo fino a che punto arriverà. Quindi tutte queste lievitazioni sono giustificate o sono abbandonate? Normi, anche questo ci dovrà dire anche l'autorità giudiziaria. In più noi abbiamo altre criticità. Alcuni del consorzio Valgianese di Sernia volevano recuperare la vocazione agricola di quel territorio, volevano fare le case orto. Gli dissero dal comune di Sernia: no, non potete toccare una foglia. Invece per fare le cementificazioni selvagge poi si può fare. Quindi è suolo strappato all'agricoltura, verde strappato alla natura. In più abbiamo anche l'organismo di ispezione accreditato dalla Comunità Europea che manca, cioè anche i comuni che cosa hanno approvato? I comuni di Pesca e Miranda e Sena a livello di progetto preliminare, se per le opere superiori a 20 milioni ci vuole un organismo accreditato dalla Comunità Europea e il comune avrebbe dovuto indire anche una gara per individuare questo soggetto preposto alla verifica. E ci sono tante altre criticità, però voglio dire, noi indipendentemente da come andrà ricorso, noi ci battiamo per un piano per il lavoro alternativo, quindi recuperare queste risorse per cose utili alla collettività. Nelle scuole primarie italiane lo spazio e il tempo dedicato al gioco è sempre insufficiente, si avvicendano nei governi i ministri dell'istruzione, ma la realtà nel paese resta immutata. Preside, con il gioco il bambino cresce, struttura la sua personalità, ma attualmente nella scuola italiana ci sono modi, tempi e spazi per far giocare gli allievi? Qualche anno fa il presidente del CONI aveva annunciato veramente questa svolta copernicana dell'inserimento delle attività motorie ufficialmente nella scuola primaria. Di questo preavviso ne avevamo fatto tutti memoria e ci eravamo tutti preparati a festeggiare l'evento e ahimè invece questa evento non si è verificata. Quindi io continuo a ribadire che sulla qualità dell'attività motoria nella scuola si continua a fare molta teoria ma si rincorre pochissimo la pratica. Lei come dirigente scolastico della Iovine di Campobasso cosa e quali sono i progetti ludici nel vostro istituto? Beh, tutti quelli che possiamo mettere in campo li mettiamo in campo, però ovviamente quando non siamo supportati da norme di legge siamo sempre in un discorso sperimentale e le sperimentazioni nascono e muoiono, invece un'affermazione legale dello spazio da assegnare all'attività motoria sarebbe come facilitare poi tutta una serie di risultati che, ripeto, la scuola attende da decenni ma che non si realizzano mai. Ma siamo d'accordo nel dire che il gioco è apprendimento e anche inclusione sociale? Noi possiamo dire tutto sul gioco perché è un argomento antico e attuale e non morirà mai nella sua attualità.
però io rimango fondamentalmente vincolato ad un concetto, che il gioco, l'attività motoria possono avere successo e proseliti nella scuola quando da parte dell'insegnante c'è la emozione alla proposta, perché se tutto diventa una trasmissione ibrida, senza appunto emozione, allora gli incredibili successi che può ottenere il gioco rimangono solo nella teoria. Il patto per il Sud, nelle riflessioni dei segretari regionali di CGIL, CISL e UIL, pronti a sollecitare il capo del governo Matteo Renzi e il presidente Paolo Frattura nel mettere in campo interventi concreti che vanno ad aggiungersi alle risorse comunitarie. La firma dei documenti in ambito del patto per il Sud tra il Premier Renzi e il Presidente della Giunta regionale Frattura, rinviata a causa del maltempo, non ha permesso ai rappresentanti di CGIL, CISL e UIL di sollecitare le istituzioni nazionali e regionali ad occuparsi del Molise e delle sue notevoli criticità. A tal riguardo, Franco Spina, Giovanni Notaro e Tecla Boccardi hanno voluto convocare una conferenza stampa per rappresentare all'opinione pubblica il loro pensiero in merito agli interventi da mettere a disposizione, in aggiunta alle risorse comunitarie, per favorire lo sviluppo del territorio e la soluzione dei tanti problemi. Noi siamo fermi a dicembre a un tavolo istituzionale all'interno del quale ci è stato consegnato una bozza, ne abbiamo cominciato a discutere, avevamo già detto delle perplessità, degli spunti, abbiamo detto che ci sono delle cose buone come l'elettrificazione, come l'investimento sull'infrastruttura, quella mediatica, insomma della banda larga, ma avevamo detto anche che c'erano delle criticità e le abbiamo osservate. Dopodiché veniamo ad appurare l'altra sera che nella giornata di ieri si doveva sottoscrivere un patto di cui francamente patto definitivo che noi non conosciamo, insomma ci ha fatto leggermente preoccupare, perché noi non sappiamo non solo se ci sono all'interno di quel nuovo piano le nostre osservazioni, ma qual è a questo punto il piano definitivo. Mancano risultati, probabilmente anche da qualcosa che ieri poi è venuto fuori dalla riunione con l'assessore veneziale, si sta portando avanti e in parte anche frutto del ragionamento fatto con noi, con CGIL, CISL e UIL. Il problema è che quando noi abbiamo fatto le cabine di regia sul master plan avevamo identificato come l'area di crisi essere la cornice all'interno del master plan sulle tematiche del lavoro e noi non vediamo, almeno in regione, come risultanze viaggiare in maniera parallela queste due grosse opportunità per un rilancio vero della nostra regione. A noi piacerebbe che innanzitutto il governatore Frattura spieghi al governatore Renzi quali sono i problemi che attanagliano questa regione, in maniera che Renzi in tutte le regioni si renda prima conto di quali sono i problemi del Molise e se davvero è stata superata quella famosa questione meridionale. E poi ci si impegni invece in una lista di quelle che sono le priorità per questi territori e per il territorio molisano in particolare. Scende in campagna elettorale per le prossime amministrative del 5 giugno anche il partito di Italia Unica. Ad Isernia il suo massimo rappresentante Corrado Passera. Corrado Passera, fondatore di Italia Unica, ha mantenuto la promessa fatta a Gabriele Melogli di venire ad Isernia a supporto della sua campagna elettorale per la terza scalata a Palazzo San Francesco. Dopo la visita al Paleolitico, nella sede elettorale si è confrontato con i molti presenti. L'Italia va male, le ricette di Renzi non funzionano, se non ci sono investimenti l'economia non riparte ed i posti di lavoro restano un sogno, mentre aumenta la povertà. Se il centrodestra non si ricompatta, la sinistra continuerà a fare danni in Italia. A breve un'alternativa a questo governo non c'è. No, dobbiamo costringere questo governo a darsi una mossa sugli investimenti. Mai l'Italia ha avuto tassi così bassi per potersi finanziare, è un vero crimine non spingere gli investimenti in una situazione di questo genere. È chiaro che politicamente va costruita un'alternativa al cosiddetto partito della nazione, quello renziano, questa idea che Renzi ha e che sta realizzando, in mancanza di una vera alternativa. La vera alternativa che va costruito è un centrodestra, non un destra-centro, un centrodestra
liberale, aperto, moderno. A Milano stiamo dando un buon esempio di come mettere insieme tutte le componenti del centrodestra. A quel punto l'alternativa sarà dimostratamente esistente. Se a ottobre il referendum punirà Renzi, che succederà? Io credo che rimarrà inchiodato sulla sua poltrona, deve vincere il no, perché l'Italia, come le riforme istituzionali insieme, sono un pessimo peggioramento delle nostre istituzioni. Ci sarebbe una concentrazione di potere insopportabile, i cittadini italiani sarebbero praticamente impediti di scegliere i loro rappresentanti a governarli, quindi veramente una pessima legge, e quindi deve vincere il no. La mia ipotesi è che in ogni caso lui starà bello inchiodato alla poltrona fino a quando con le politiche verrà mandato via. Se la poltrona a Palazzo San Francesco sarà di Gabriele Meloglio, la ricetta per risollevare le sorti di Isernia? Beh, Isernia con lui ha già avuto 10 anni di sorriso e quindi ha già dimostrato che si può. Certamente la combinazione di buona amministrazione, semplificazione burocratica, facilitare gli investimenti, portare regia nel sviluppare i turismi di cui questa provincia e questa regione può farsi vanto, saranno poi i meccanismi per creare lavoro. La manifestazione di ieri sera a Campobasso in difesa della sanità pubblica ha richiamato un alto numero di cittadini nel corso del corteo per le strade del capoluogo. Antonio Grigolo ha raccolto le opinioni dei partecipanti. Allora, io vorrei che questa piazza fosse piena di tutti i molisani, perché quello di cui non si stanno rendendo conto i molisani è che la sanità pubblica è svuotata completamente di ogni sua validità. Tanto per fare un esempio stupido, insomma, quando mio padre si è ammalato ha avuto dei presidi di tipo sanitario dalla ASL, dalla regione praticamente, adesso hanno abolito praticamente tutto, persino i pannoloni, i lettini, le cose così. È assurdo che si decida di regalare dei reparti alla cattolica, cioè al privato, togliendoli al Cardarelli, in particolare i reparti più validi, più funzionanti. Colesse, anche lei qui a manifestare per una sanità di tutti? Sì, certo, per una sanità di tutti, perché la sanità sottoposta a tagli feroci ormai comincia a non essere più un diritto garantito a chi non ha redditi elevati. Le liste di attesa si fanno lunghissime, per avere un posto in ospedale anche in caso d'urgenza bisogna attendere tanto, per cui chi ha i soldi si rivolge al privato e chi invece non può pagare rimane senza cure, cioè deve rinunciare al diritto all'assistenza sanitaria. Senta, sono penalizzate le classi meno abbienti, quindi gli ultimi nel senso del piano economico ovviamente, mi riferisco ai pensionati. Sicuramente, i pensionati, i giovani disoccupati, i lavoratori a reddito più basso, e diciamo il rischio è veramente quello che si vada progressivamente verso una sanità di tipo americano, dove entrano le assicurazioni private e dove un po' alla volta si distrugge il sistema sanitario universalista. L'ospedale di Venafro non esiste più? L'ospedale di Venafro diciamo che non esiste più. Prima soddisfaceva i bisogni sanitari sia dell'area venafrana, 30.000 abitanti, sia dell'area extraregionale che vi ritrovano attorno. Fino al 2001, quando era ASL a sé e non sottoposta alle strategie di altra ASL, altri interessi contrapposti, aveva un utile di 6 milioni di euro. Invece l'hanno portata al disastro per favorire la privatizzazione e con essa l'indebitamento. E tutti i tagli che sta facendo Frattura non solo aumenterà l'indebitamento, ma si ridurranno i tagli nei servizi portando a morte coloro che hanno un notevole fabbisogno e non sono in grado di andarsi a curare, risolvendo un poco pure il problema delle pensioni. Porteranno la gente a morire prima. E questo è già registrato che c'è un accorciamento della durata di vita degli italiani. Cambiamo ancora argomento, il giornalista e scrittore per ragazzi Roberto Bratti incontra i docenti e gli studenti
del liceo delle scienze applicate Scarano di Trivento per parlare di ciberbullismo e del suo libro Bulli con un clic. L'argomento è di quelli importanti e all'ordine del giorno nell'epoca dei social e di internet, il cyberbullismo, una tematica che il giovane giornalista napoletano e scrittore Roberto Bratti ha trattato in un incontro a Trivento con gli studenti e i docenti dell'Istituto Omnicomprensivo e che già aveva affrontato nel suo romanzo Bulli con un clic, vincitore del Bancarellino, il prestigioso premio dedicato a alla letteratura per ragazzi. Allora, il libro che si intitola Bulli con un clic, edizioni il Rubino, parla dell'argomento molto molto attuale del cyberbullismo. È una storia di una ragazza, Chiara Mancini, 13 anni, che a seguito di uno scherzo innocente fatto dal fratello della sua amica Martina, che posta su Facebook una sua foto in reggiseno, comincia a vivere un incubo. Una serie di vessazioni, una serie di sfottò, di prese in giro che la portano sull'orlo della depressione e addirittura del suicidio. Un libro che merita tutta l'attenzione, portando a conoscenza gli avvenimenti difficili che sempre derivano da alcuni brutti comportamenti di piccole e grandi violenze quotidiane perpetrate attraverso gli strumenti più avanzati della comunicazione globale. Lo scopo di questo libro, almeno l'obiettivo, è quello di creare una sorta di processo di identificazione che porta prima di tutto a provare la sofferenza della protagonista e a far capire cosa può nascondersi dietro un cattivo utilizzo delle nuove tecnologie. È un libro adatto sicuramente a tutti perché viene adottato e letto da ragazzi della quinta elementare, delle scuole medie e delle superiori, ma anche i genitori potrebbero trovare molte chiavi importanti di lettura perché si parla proprio di nuove della difficoltà delle nuove generazioni con le vecchie generazioni nel difficile mondo di internet. Un libro assolutamente utile perché conoscendo il problema, parlandone, analizzandolo al meglio, si possono trovare anche le soluzioni e ridare serenità a quei tanti giovanissimi che l'hanno persa. Leggetelo perché è un libro che sicuramente, oltre a trattare un argomento difficile e molto attuale, ha anche momenti di amore, di amicizia e di tutti quei una serie di situazioni che sicuramente renderanno piacevole la lettura. Presidio unitario oggi in via Garibaldi a Campobasso per la scuola. Attraverso una mobilitazione pubblica i docenti rivendicano nuovi contratti di lavoro e finanziamenti nazionali per l'istruzione. Sciopero nazionale generale della scuola e presidio unitario in ambito locale in via Garibaldi sotto la sede dell'ufficio scolastico regionale. I punti caldi sui quali è stata proclamata la protesta sindacale è innanzitutto il contratto di lavoro, fermo da 7 anni. Il governo nazionale non ha più alcun alibi per giustificare il mancato avvio della contrattazione. Per il personale delle segreterie gli organici sono ridotti all'osso e senza possibilità di sostituire gli assenti. Lo sciopero odierno ha voluto mettere inoltre il dito sulla piaga del precariato nella scuola italiana. I sindacati chiedono il riconoscimento dei docenti che hanno maturato diritti all'impiego per aver prestato servizio per almeno 3 anni da supplente e per aver acquisito titoli validi alla stabilizzazione. Ed ancora per la libertà di insegnamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, incompatibili con la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici. Uno sciopero con l'obiettivo di impegnare il governo del Premier Renzi ad investire nell'istruzione per colmare la forbice con la media degli investimenti dei paesi europei e nordamericani aderenti all'OCSE, incrementandoli di un punto del prodotto interno lordo. Così come per la scuola pubblica, la manifestazione di oggi ha riguardato anche il blocco delle attività per l'università e la ricerca. La situazione di questi settori in una crisi di finanziamenti da circa 10 anni, precariato e mancato turnover, ha bisogno di urgenti soluzioni. In favore del personale contrattualizzato, i sindacati chiedono la cancellazione della riforma Brunetta, lo stanziamento di risorse corpose e lo sblocco della contrattazione integrativa.
E torniamo a parlare della manifestazione a difesa della sanità pubblica svoltasi nei giorni scorsi. Il dottor Cosimo Dentizzi ha sottolineato l'importanza della tutela degli anziani. Mino Dentizzi, anche lei qui in questa manifestazione, lei che si è occupato sempre di assistenza per gli anziani, ma cosa rischiano in effetti gli anziani? Ma gli anziani rischiano moltissimo, non soltanto per la riduzione dei posti letto nell'ospedale, che quello ci può anche essere in una riqualificazione dei servizi, ma soprattutto perché ci sono dei tagli grossissimi a livello territoriale. Sono tagliati i fondi all'assistenza domiciliare, già ora le persone assistite a domicilio riescono ad avere molte meno prestazioni di quante ne avevano in passato. Sono tagliati i fondi per l'erogazione di presidi, letti, carrozzine, pannoloni, eccetera. Sono tagliati i fondi per l'erogazione dei farmaci. Quindi in questa maniera vengono colpite soprattutto le fasce più fragili della popolazione e di conseguenza gli anziani. Ma questa necessità di tagliare viene dall'alto o è solamente il governo regionale che vuole dimostrare poi a quello nazionale di essere all'altezza di governare? Ma un poco tutte e due le cose, soprattutto sono direttive che vengono dal governo nazionale. Il governo nazionale che sta perseguendo una politica di privatizzazione della sanità, non pensando che la sanità è un bene pubblico e quindi non può essere strettamente legata alle leggi del profitto. Noi non possiamo pensare che la sanità possa avere dei bilanci in pareggio come un'azienda che produce automobili. E nella manifestazione contro il piano sanitario regionale abbiamo ascoltato anche altri manifestanti. Giovanni Gallo punta il dito sul pronto soccorso, un servizio carente per mancanza di personale. Nell'intervista racconta anche l'epilogo di un suo conoscente. Vediamo. Questo slogan qui che ha alle sue spalle c'è scritto: ribellati oggi, domani sarà troppo tardi. Lei condivide questo slogan? Certo, lo condivido. Anzi è tardissimo, perché già abbiamo sopportato tante cose che veramente non vanno bene, e soprattutto qui nella sanità è una cosa che deve essere intoccabile per il cittadino, e non deve essere solo di alcuni che hanno il privilegio di curarsi anche all'estero, e noi qui non abbiamo neanche le famiglie che possono permettersi di pagare ticket e così via, e aspettare 8-10 mesi per un controllo qualsiasi. Quello che non funziona è la sala di attesa per quanto riguarda il pronto soccorso. E un amico, per esempio, andando a pronto soccorso con la macchina, addirittura l'hanno fatto aspettare così tanto tempo che è tornato, che l'hanno portato morto insomma a casa. E io sono andato al funerale, era uno strazio vedere la famiglia in quelle condizioni lì, a sapere che noi paghiamo tante di quelle tasse e poi alla fine ci troviamo bistrattati in modo incredibile. Senta, lei è un pensionato, ha lavorato una vita, ha versato i contributi e adesso deve pagare la sanità. Io ho lavorato, ho fatto un lavoro che ho versato i contributi per 40 anni, 0 mesi e 0 giorni, e ci sono parlamentari che hanno il vitalizio tra moglie, figli e generazione che non finisce più, ma quello, il vitalizio, non è un diritto acquisito come loro dicono, è un sopruso acquisito. Giunto a conclusione con le prove pratiche davanti al municipio di Campobasso, il corso di educazione stradale voluto e organizzato dalla provincia è destinato agli alunni della quinta classe elementare. Vediamo. Dopo le lezioni teoriche tenute in questi mesi da docenti di eccezione preparati e disponibili agli alunni delle quinte classi delle elementari di Campobasso e dei comuni limitrofi, arriva la giornata conclusiva del corso di educazione stradale con le prove pratiche in piazza Vittorio Emanuele II davanti al municipio di Campobasso. A tal riguardo ascoltiamo Isidoro La Farciola, coordinatore del progetto di educazione stradale voluto ed organizzato dall'amministrazione provinciale di Campobasso. Questa manifestazione è stata proprio voluta fortissimamente dal nostro presidente, anche diciamo dai nostri dirigenti della provincia, a completamento del corso teorico che si è tenuto
In tutta la regione, quindi provincia di Campobasso, di Isernia, 2000 bambini in quinta elementare con le docenze delle forze dell'ordine, delle autoscuole, un successo perché i ragazzi sono entusiasti e sono, ho visto quest'anno entusiasmo anche da parte dei docenti, le forze dell'ordine si hanno collaborato in una maniera encomiabile e quindi il progetto, e noi speriamo sempre che queste nozioni insomma, servano poi molto anche in futuro. Questa è la 26esima edizione, il nostro staff è al 10° appuntamento e noi adesso anche in un clima così di ristrutturazione anche dell'ente provincia speriamo comunque e vogliamo fortissimamente continuare perché riteniamo importanti queste nozioni che vengono date così in tenera età ai ragazzi. Senta, ecco, le scuole naturalmente collaborano molto. Sì, devo dire che collaborano e hanno anche tanti progetti loro, quindi per cui mettiamo insieme anche l'educazione stradale, però vedo che le scuole fanno tante cose, però riusciamo sempre a trovare lo spazio anche per l'educazione stradale. Un auspicio per il futuro, noi speriamo molto in questa generazione, cioè nel senso che questi ragazzi possano comunque seguire poi altri corsi, altre nozioni, altre cose fondamentali ai fini della sicurezza, perché tutti i giorni vediamo e sentiamo quello che accade sulle strade e quindi noi ci crediamo molto in questa generazione. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.